Allora, Matteo Scalarico è un po' il leader della situazione, da tanto tempo comunque si è voluto organizzare proprio questa protesta forte verso l'agricoltura, verso una politica assente. Matteo Scalarico, produttore in prima persona, in primo piano, siamo a Roma, però ecco, non c'è solo la Calabria, tu rappresenti tutta l'Italia. Assolutamente sì, perché se parliamo di Calabria siamo tutti un popolo unico. E in questi giorni qui a Roma ho imparato tanto e sono riuscito a fare da collante tra tutte le varie regioni. E siamo riusciti ad specificare più gruppi, quindi oggi si può dire concretamente che tutti gli agricoltori sono uniti. Anche il signor Melchiorre arriva dall'Abruzzo, se non sbaglio, gli stessi problemi di tutti gli agricoltori. Lei produce un po'? La nostra azienda è un'azienda che è situata in alta collina, produciamo un po' di tutto per poter cercare di sopravvivere, facciamo cereali, foraggi, alleviamo maiali, abbiamo delle olive da olio e un pochettino anche di vigna, abbiamo riscoperto un vitigno nel mio paese e facciamo anche una piccola nicchia di produzione di uve. Anche Fausto Cinalli è un produttore cerealicolo, ma ecco, lo smaltimento, questo è un neo e grossi problemi crea. Sì, allora noi a volte ci hanno attaccato anche in questi giorni, anche ai meriti giornalisti che noi magari inquiniamo perché usiamo i trattori con il gasolio, usiamo fitofarmaci, usiamo concimi chimici. Allora io volevo solo dire che le leggi italiane sono quelle che tutelano di più questo aspetto e quindi noi già per legge non possiamo fare inquinamento esagerato, mentre i prodotti che poi arrivano di concorrenza sono i più inquinati del mondo perché vengono da paesi terzi dove i prodotti che qui non si possono usare lì vengono usati. Anche Pasquale Torcaso è arrivato dalla Mezia, dalla Calabria, ma quali problemi ha in questo momento l'olivicoltura nonostante il prezzo quest'anno abbia preso piede? Allora, noi ci troviamo in una situazione un po' paradossale in quanto abbiamo fatto delle spese precedentemente e c'è tanto da investire, c'è tanto da pagare. Le problematiche sono un po' miste perché comunque io sono qua per manifestare anche i miei colleghi agricoltori in quanto ci sono altri settori che sono un po' spiazzati perché il costo di produzione è equivalente a quello che si spende.